Sono venuti a trovarci negli studi di Teleambiente una famiglia molto particolare e direi molto numerosa. Una grande famiglia che sta lavorando per il riscatto di un popolo e per riprendersi un posto dignitoso, diciamo, nella storia dell'umanità. Sicuramente lo conoscete già, ma vi presento alla mia sinistra Don Matteo Galloni, Buona giornata a tutti. che ha donato tutta la sua vita, ma per salvarne tante altre. E invece qui alla mia destra una ragazza che deve molto proprio a Don Matteo ed è qui con noi che ci porterà una testimonianza direttamente dal Congo e la nazione in cui vive. Buona giornata a tutti. Farei intanto mettere in sovraimpressione il numero 45545 per donare via SMS 2 euro oppure dal telefono fisso 10 euro. Don Matteo, lei è figlio di un noto politico che ha ricoperto ruoli istituzionali anche molto importanti. Perché ha deciso di fare questa strada? Perché umanamente mi sono trovato alla fine del liceo classico che avevo tutto dalla vita, un padre abbiente, così mia madre professoressa, non mi mancavano i soldi in tasca, avevo la moto a scuola, il primo della classe, la ragazza e mi sono interrogato dicendo perché io ho tutto dalla vita e gli altri no, dov'è la giustizia? E quindi l'unica risposta che potevo dare era impegnarmi per gli altri. Quindi andai nelle borgate di Roma e vidi come vivevano questi ragazzi, miei coetanei o più piccoli, e decisi, vendevano una baracca, di comprarla. Era appena morto da poco Don Milani, e di iniziare a fare il maestro. E quindi poi da questa esperienza cos'è successo? Visto che era più bello stare con questi bambini, anziché pensare a me stesso, era più bello aiutare gli altri che guardare la mia vita. E poi è intervenuto dall'alto il Signore, mi ha chiamato a dare tutta la vita al Signore. Quindi decisi sull'esempio di Gesù, di San Francesco, di donare tutta la mia vita agli altri. Quindi sono passato da una situazione in cui stavo bene a una situazione di povertà, nella quale vivendo con le altre persone, volendole aiutare a studiare, avevo bisogno, e siamo proprio qui per dire, in questi anni sono stati migliaia di ragazzi che hanno trovato una nuova vita, una nuova. E quindi vorremmo anche a te renderti partecipe di questa esperienza, perché è un piccolo gesto che fa una grande differenza. Cosa sono 2 euro al 45545 o dal telefono fisso di casa 5 o 10 euro sempre al 45545? Però sono dei piccoli mattoni che fanno una grande costruzione, e oggi più che mai abbiamo bisogno del tuo aiuto. E vedrai che se fai questo gesto una luce invaderà anche il tuo cuore, perché facendo del bene si sta bene. E un gesto, cioè una prova tangibile di questo gesto, il bene che porta, è proprio qui accanto a me, cioè Chiara Muanda, laureata in legge da pochi mesi all'Università del Kinshasa, la terza capitale per dimensione di tutta l'Africa. Una storia però la tua che parte dall'infanzia, quando hai conosciuto Don Matteo. Sì, io ho conosciuto Don Matteo quando avevo 4 anni, dopo aver vissuto una situazione non troppo bella. Ho dovuto dormire dentro un container che usava la polizia come un carcere per prigionieri, perché nella zona dove mi sono trovato, abbandonata dalla moglie del mio babbo biologico, nessuno mi voleva prendere, avevano tutti paura di me, mi trattavano di strega, perché giù in Congo una bambina, un bambino visto da solo in mezzo alla strada è trattato come una strega, non viene a essere aiutato. E io sono stata salvata perché comunque dopo 3-4 giorni che ho dormito dentro questo container che chiudevano da fuori, sono stata salvata perché un parroco che stava lì mi ha portata alla missione, Comunità Amore e Libertà. E quando sono arrivato lì ho trovato Don Matteo Galloni che stava lì proprio a Kinshasa. E dopodiché lui ha parlato un po' con questo parroco, è venuto da me, mi ha abbracciato e mi ha chiesto se volevo stare lì, vivere lì in missione con loro, e che lui mi fa, mi, che diventava mio babbo. E io neanche senza riflettere ho risposto di sì. E da quello giorno sono rimasto lì. La comunità Amore e Libertà mi ha dato di tutto, amore, gioia, serenità. La possibilità di studiare e con tanta voglia di aiutare altri bambini. Ho studiato legge per 5 anni e sono avvocato.
Don Matteo, si parla molto di appunto, immigrazione, specialmente quella illegale. Aiutando voi, magari appunto con un SMS o una chiamata al 45545, non pensa appunto di aiutare queste persone a far sì e a crearsi una vita e un futuro nel proprio territorio, anche perché per loro spostarsi è comunque un dramma. Ha detto una cosa bellissima, perché è la finalità, che quello che vogliamo raggiungere in questi 30 anni, ma poi avete sentito Chiara stessa che ha detto è venuto per questa campagna, ma è venuto a fare questa vacanza dopo che è diventato avvocato e vuole tornare a lavorare in Congo perché noi abbiamo creato le opportunità e i mezzi. E quindi diciamo, questi ragazzi se hanno il lavoro, noi ne abbiamo più di 900 con la scuola e abbiamo creato 100 posti di lavoro. La gente quando lavora e sta bene nella propria patria, non si vuole spostare, ma questo in Congo, ma anche in Italia. Se la gente si sposta dal sud al nord è perché non c'è lavoro. Se ci fosse lavoro, uno resta nella propria terra, tranne delle piccole eccezioni. Quindi, aiutandoci, permettete anche alla gente di vivere serena nel loro paese. E un piccolo SMS al 455 45 di 2 euro o dal telefono fisso, sempre al 455 45 di 5 10 euro, e ci permettete che questi ragazzi vivano felici lì. Ma anche in Italia abbiamo delle case dove, vorrei sottolineare, abbiamo bambini non solo africani, albanesi, brasiliani, ma anche molti italiani. E voi ci aiutate perché questi ragazzi possono studiare in un ambiente sereno. E vorrei dire una cosa, ne approfitto, cioè aiutando questi ragazzi, oltre a dire uno è cristiano o è generoso, ha la filantropia, fa un piccolo gesto, mi tolgo 2 euro dal cellulare, 455 45, o dal telefono di casa, 5-10 euro, il 455 45, quindi ho fatto un gesto di generosità. È vero, il Signore te ne renderà gloria, ma è anche un gesto per stare meglio noi. Lo voglio sottolineare, perché quando ci sono ragazze che fanno come Chiara, stanno in Congo e lottano per migliorare le cose, o tanti ragazzi che abbiamo in Italia, per esempio qui ho in mano il libro di Irene, che è una ragazzina come Chiara che è venuta in Italia, aveva dei problemi, adesso anche lei si è laureata, ha scritto questo libro sul Congo, è stata premiata alla Sala Regina, ha avuto la cittadinanza italiana, se ne parla tanto, l'Ius Soli l'ha avuta per i meriti, e questa è una risorsa, una ricchezza, la chiamano da tutte le parti. Allora, se tu hai delle persone che incontri per strada come Chiara, come Irene, ti metti a chiacchierare, sei sereno. Se invece tu fai sì che io a 18 anni non ho il vostro aiuto perché lo Stato non mi dà più le rette, quindi io i minori a 18 anni non ho più i contributi. E allora cosa faccio di questi ragazzi? Li metto per strada, così vanno a delinquere, rubano, sfasciano e uno ha paura di vederli per strada. Ma se aiutaste la comunità come la nostra, questo gesto che fa una differenza ritornerebbe anche a vostro vantaggio, perché potreste uscire di casa a Roma, nel Lazio, nell'Umbria, a Milano, in Lombardia, in qualsiasi parte d'Italia, perché trovate ragazzi che lavorano, che sono inseriti, che sono sereni. E quindi in questo senso aiutiamo loro, ma aiutiamo anche noi stessi. Un piccolo gesto, un SMS, 455 45 di 2 euro, o al telefono fisso di casa, 5-10 euro al 455 45, e vedrai che avrai anche più pace e serenità. Don Matteo, io la sfido e vorrei fare anche un appello alle istituzioni, cioè sia italiane che europee, perché credo che finanziare queste cose porti, invece di finanziare strutture come Frontex, che poi comunque porta morti nel canale di Sicilia per quanto riguarda noi, ma così anche i Balcani e tutto un certo tipo di immigrazione, aiutando questa comunità, amore e libertà o come la sua, si aiuta effettivamente a vivere meglio. Sì, infatti ti dico, visto che mi hai introdotto dicendo, parlando anche dei miei genitori, anche mia mamma in cielo, mio padre mi vede. Cioè, una volta proprio in una trasmissione, non conoscendomi, non avendo presentato, dice: padre, noi gli facciamo l'SMS al 45545 di 2 euro, gli diamo il telefono fisso 45545 5-10 euro, ma questi soldi dove vanno poi? Allora ero con un altro sacerdote che si è messo a ridere, dice: probabilmente non lo conoscete Don Matteo, perché lui ha messo l'eredità che ha avuto del padre e della madre, metà in Italia e metà in Congo, se voleva i soldi se li teneva in tasca. Quindi a un certo punto bisogna essere generosi, se fate le cose per il Signore,
anche se uno le dà in modo sbagliato, il Signore ricompensa. Ma usiamo anche un po' di intelligenza, che ci sono tante onlus, tante associazioni serie, e io dico sempre, conoscete il missionario, conoscete chi lavora sul posto? Bene, e infatti a volte da queste trasmissioni mi capita che, oltre a fare la donazione, qualcuno va a vedere il nostro sito www.amlib.org e ci sono delle persone con la carta di credito o col conto bancario fanno delle donazioni, perché dice, padre, finalmente sono soddisfatto, so, conoscendolo, avendo visto, so dove vanno e sono contento, ho una marcia in più per aiutare, perché è vero che ci sono persone che oggi faticano, tanti milioni di persone in Italia, a chiudere il mese e non sanno come fare la spesa, eccetera, però ci sono anche tante persone che possono ringraziare il Signore, che sono benestanti, hanno la pensione, hanno la casa di proprietà, hanno sistemato i figli. E allora mi rivolgo a tutti, ma in modo particolare anche a te. Se hai già fatto, cliccato questa piccola donazione, rifallo un'altra volta. Hai provato la gioia di donare, te lo puoi permettere, da 2 euro diventano 4. 45545 un sms o dal telefono di casa 45545 5-10 euro. E vedrai che la ricchezza è nel donare. Noi abbiamo quello che doniamo, perché donare ci dà felicità, ci rende sereni, mentre invece tenere per noi stessi ci rende egoisti. È chiaro che se uno non c'ha i mezzi per andare a comprare il pane, ma se uno c'ha i mezzi, aiutiamo. Matteo, specifichiamo un attimo un po' i numeri nella storia della vostra comunità. Quanti bambini avete istruito, aiutato, e se ancora oggi vengono abbandonati dei bambini e accogliete dei bambini? Certo, noi abbiamo accolto migliaia di bambini in questi anni. In Congo abbiamo una scuola dove ci sono attualmente più di 900 bambini con classi, una cultura di qualità, che anche i figli, come ha raccontato Chiara, che possono accedere agli studi e vincere i concorsi e andare all'università. E in Italia abbiamo delle case, una casa che ne abbiamo aperto 3, proprio per il motivo che dicevo prima, perché i ragazzi diventati maggiorenni adesso dovrebbero essere dimessi, e noi abbiamo dovuto comprare una casa di fronte col mutuo, siamo anche noi che paghiamo il mutuo, perché così questi ragazzi possono continuare a studiare. E poi lo dico io, come Chiara, come tutti mi chiamano babbo, ma quando poi Chiara, come altri ragazzi più grandi, si è sposata, ho tantissimi nipoti che mi chiamano nonno, che mi vengono a trovare, perché sono il punto di riferimento dalla parte della famiglia che era meno fortunata. Ma si risana tutto, perché si sta bene insieme facendo del bene. Allora aiutiamo questi ragazzi, perché aiutando questi ragazzi aiutiamo noi. È una piccola goccia, uno dice, ma cos'è il 455 45 2 euro, un sms o dal telefono fisso di casa 455 45 5-10 euro, ma è una goccia che riempie il bicchiere, sono delle piccoli mattoni che fanno una grande costruzione. E se noi siamo qui oggi dopo 30 anni è perché c'è gente generosa. Lo dico, ringrazio chi è generoso, perché guardate, noi avremo fra 50-100 anni solo quello che abbiamo donato. Quello che abbiamo tenuto marcisce, quello che doniamo ci apre le strade. Perché qualcuno mi disse, ma padre, ma io non sono cristiano, ma per fortuna abbiamo Papa Francesco, ma io sono 30 anni che mi dicono, come sarà il giudizio finale, cosa succederà, come fa Dio a giudicare i musulmani, i cristiani, i credenti, non credenti, agnostici? Il Matteo 25, riprendete, avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, e tutti diranno, Signore, quando mai ti abbiamo visto? E lui dirà, chi ha fatto del bene a uno di questi bambini l'ha fatto a me. Saremo tutti giudicati sull'amore, quindi facciamo un gesto d'amore e poi vedrete che forse fra 50 anni dice, per fortuna che ho visto la trasmissione, che così ho avuto un posticino all'ultimo momento. Su 455 45 un sms di 2 euro, 5-10 euro, 455 45 e vedete che poi qualcuno dall'alto vede il vostro sforzo e vi ricompenserà. Chiara, quando hai fatto l'università, come sono i tuoi coetanei e le persone che hai incontrato? Cioè, tu che hai fatto un tipo di crescita insieme appunto a Don Matteo ed altre persone invece come non l'hanno fatto? Cioè, quali sono anche i sogni dei tuoi coetanei in Congo?
Io ho fatto legge in Congo proprio per lavorare lì, stare lì, aiutare i bambini che stanno lì, perché come diceva mio babbo Don Matteo, siamo qui per chiedere aiuto, perché lui da solo non ce la fa, ci sono ancora tanti bambini che sono in mezzo alla strada e per questo chiediamo con un SMS a 45545 possiamo aiutare altri tanti bambini. Io ho studiato legge perché voglio aiutare, voglio lavorare lì. Ci sono gli altri studenti con chi abbiamo studiato, loro il loro sogno è andare a vivere in Europa, andare fuori, perché lì la situazione non è bene, ma loro vogliono andare fuori, non vogliono lavorare lì, aiutare i bambini di là, perché non hanno vissuto questa situazione, può essere, io l'ho vissuto e ho tanta voglia di aiutare gli altri bambini. Don Matteo, non è solo per bambini però la vostra struttura. Certo, perché quando abbiamo aperto sia in Congo e anche in Italia, e mi venivano ho questa immagine, no? Nel 97, questi papà o queste mamme giovanissime di 30 anni con tre bambini da una parte e tre dall'altra, mi dicevano: padre, sono 2 giorni che non mangiano, aiuti il mio bambino, faccia l'adozione a distanza. Io ho detto: le adozioni a distanza le abbiamo fatte 250 quando i genitori sono malati o morti. Quando uno è in forza lavoro, no? Come Infatti, te, c'è cioè a un infatti. certo punto, vieni e lavora. Cosa sai fare? Ma non so fare niente. Prendi quella zappa, abbiamo comprato altri 15 ettari di terreno, coltiva e poi alla fine del mese avrai lo stipendio e con la dignità dello stipendio mantieni tutti la tua famiglia. E così abbiamo adesso, siamo arrivati a un centinaio di dipendenti fra l'Italia e il Congo. E anche in Italia, intorno alla comunità, ci sono 10 persone con stipendio regolare, chi lavora come cuoca, pulizie, eccetera, e assistenti. Cioè, quindi abbiamo creato un indotto intorno alla comunità di lavoro. Quindi a un certo punto hai ottenuto, hai il lavoro, sei pensionato, aiuta anche queste a chiudere gli stipendi, perché si possono fare delle cifre brevi, ma in Congo ogni mese io pago circa 30.000 euro di stipendi e lo stesso in Italia con tutti i versamenti, tutto regolare. Quindi dacci una mano e io prendo un'altra persona a lavorare. 45545, un SMS di 2 euro o dal telefono fisso di casa, sempre 45545, vedete il numero, potete fare il versamento e aiutate a creare posti di lavoro. Matteo, la situazione politica, per esempio in Congo o in Africa, comunque da quando lei ha iniziato questa esperienza, sta leggermente migliorando oppure no? C'è l'influenza anche degli stati esteri sullo sfruttamento dell'Africa? Ma la situazione è sempre grave. Adesso non voglio in questa sede perché sarebbe lungo emettere un giudizio, però una delle cose che, per questo io ho deciso di aprire una scuola, è la scuola di qualità è una cultura per pochissimi, spesso vanno all'estero e ci sono poche scuole. E quando non c'è un popolo che è istruito, che non c'è una cultura di base per il popolo, per le classi medie, per i poveri, è chiaro che sempre il potere va in mano di pochi e abbiamo sempre questi problemi. Allora, per questo noi abbiamo creato questa scuola di qualità e ci sono dei ragazzi come Chiara, vedete che diventa avvocato, è uguale, ha studiato col figlio del ministro, col figlio dell'ambasciatore e ognuno si vede quanto vale. Però diamo l'opportunità a tutti, perché questo e ritorniamo alla prima domanda, è un'ingiustizia perché noi, casomai, come ho avuto io, un papà, una mamma che mi ha fatto studiare, ho preso 2 lauree, ho potuto fare tutti gli studi, se uno non nascevo a Kinshasa o nascevo nella borgata di Roma e non avevo queste opportunità. E allora, se voi che mi ascoltate avete dato questa opportunità ai figli e ai nipoti, bravi, se avete avuto questa opportunità voi, bravi, ma diamo una mano anche a chi non ha da soli i mezzi e ha bisogno del nostro aiuto. Quindi basta un SMS al 45545 di 2 euro o dal telefono fisso di casa, sempre 45545. E facendo questo gesto facciamo anche un'opera di giustizia. Chiara, adesso tornerai giù in Congo e ti darai da fare per portare avanti sia i tuoi studi per un tirocinio. E come vedi il tuo futuro in Congo? Il mio futuro, io dirò già una parte è stata fatta, perché ho studiato giurisprudenza e adesso sono già avvocato, facevo già un stage a un studio legale.
sto già dentro un futuro bello, che sono contenta, ringrazio ancora la comunità Amore e Libertà e tutti voi che ci aiutate mandando un SMS a 455 455 o al rete fisso a 455 45. Per me quello che è più importante per me adesso è dare il futuro che ho avuto io agli altri bambini, quelli che soffrono, quelli che stanno ancora in mezzo alla strada, quelli che ogni giorno si chiedono: io un futuro l'avrò o no? Io penso che tutti i bambini hanno diritto di avere un futuro come l'ho avuto io. Matteo, questi occhi dei bambini quando li prendete, li salvate, appunto che vengono anche abbandonati, credo anche da culture, perché appunto vengono fregiati da stregoni o da altri tipi di santoni. Qual è la bellezza di prendere appunto un bambino che magari malnutrito e poi no? Di regalargli un nuovo sorriso? La gioia per andare avanti, per combattere quei 30 anni di queste battaglie, ci viene dal Signore, ovviamente, ma ci viene anche del vedere come chiara la rinascita. Io parlo di rinascita. Bambini che arrivano con gli occhi spenti, bambini che arrivano arrabbiati, bambini che arrivano la lotta è rubare un biscotto, un pezzo di pane a un altro, oppure ecco, adesso invece condividono perché hanno da mangiare, possono giocare, possono studiare, quindi il loro cuore diventa buono anche verso gli altri, come sta dicendo Chiara, voglio aiutare gli altri. Allora creiamo un mondo di solidarietà. Il dramma è che purtroppo spesso ci sono dei capitali, delle finanze, diciamolo, bloccate che impediscono poi di poter circolare il denaro, eccetera. Quindi dateci una mano a noi di fare queste battaglie, perché noi ne parliamo e noi andiamo anche in alto a dire: guardate, non è giusto questo modo, e lo sta dicendo Papa Francesco, il coraggio di un Papa che denuncia chi ferma i grandi capitali, ma si parla di miliardi e miliardi e miliardi che potrebbero essere investiti e creare posti di lavoro indotti. E noi siamo qui per dire: fate un piccolo gesto, 455 45 di 2 euro o dal telefono fisso di casa 455 45 e di 5-10 euro. Ci date la forza per andare avanti e per fare delle lotte per cambiare questa ingiustizia, cambiare questo mondo. E noi, se ci uniamo tutte le associazioni col vostro aiuto, possiamo cambiare le cose, ma potete anche poi venire aiutarci col volontariato, eh? Guardate il sito www.amlib.org, fate il volontariato in Congo. Adesso ad agosto ci sono volontari che partono, gente che viene, e il bello è aiutare, ma farci forza, perché il mondo può cambiare. Sono i piccoli gesti che mettono in moto i nuovi meccanismi di solidarietà, e noi dobbiamo spingere, coinvolgere e mettere con le spalle al muro la gente che tiene fermo e che non aiuta, però lo possiamo fare se noi facciamo un piccolo gesto. Io i miei 2 euro al 455 45 o 5-10 euro dal telefono fisso al 455 45 l'ho fatto, e uno ha la forza per dire: tu che insomma potresti dare con tanti zeri, fallo. E lo puoi fare anche adesso, se stai ascoltando. La carta di credito, apri il sito e dai una mano. E questo ti rientrerà, perché è una cosa di giustizia, di amore. Facendo il bene si sta bene. Diciamo anche appunto la cosa, mandiamo in onda anche su Teleambiente varie puntate appunto anche di filosofia e riguardano anche Socrate, cioè nel senso una società più uguale per tutti, più appunto ogni cittadino ha la pari dignità e stato sociale, più quella società sarà felice. Perciò se uno riuscisse a portare il mondo, insomma, ad avere tutti i cittadini uguali, cittadini appunto del mondo, sicuramente tutti sarebbero più felici. Ma questo è vero, io mi ricordo, mi richiami, oltre che Socrate è stato mio maestro, io sono laureato in filosofia, ma mi ricordo quando ero ragazzo e facevamo un calcolo, abbiamo calcolato che ogni persona in termini che nasceva aveva, erano 80 milioni, sarebbero 40 mila euro di armamenti sopra la testa. Se uno a un certo punto, anziché creare una cultura della guerra, dell'uccisione, si creasse una cultura, noi dissoderemo il deserto, renderemo l'acqua salata dolce, potremo fare allevamenti, potremo sfamare, perché tutto. Però è chiaro che se le risorse le investiamo male, o le teniamo ferme, o le usiamo per fare del male, per uccidere, è chiaro che poi dopo ci sono tutte le devianze, fino alla malavita, terrorismo, eccetera. Quindi
Iniziamo a cambiare le cose. Ve lo ripeto, un piccolo gesto, 455 45 2 euro o dal telefono fisso di casa, 455 45 5 10 euro e il mondo può cambiare, perché cambiamo noi. Intanto siamo noi a cambiare. Tu hai citato Socrate, io ho studiato anche il detto indù, no? Quello famoso, no? Che c'è quell'uomo che diceva: ecco, quando ero giovane volevo cambiare il mondo e non ci sono riuscito. Poi diventato adulto volevo cambiare tutte le persone che mi circondavano e non ci sono riuscito. Diventato anziano ho capito che dovevo cominciare cambiando io. Allora iniziamo con un piccolo gesto nostro e dice: sei un giovane e devo risparmiare 2 euro anziché fare degli sms, collegarmi e faccio un sms dal 45545. Sono in casa, posso alzare il telefono, 5-10 euro al 45545. Inizia a cambiare il tuo cuore, poi l'altro cambierà, perché quando tu avrai fatto questo gesto, sono sicuro che avrai una carica per chiamare il tuo amico e dirgli: pronto, che c'è? Sai che al 45545 stanno facendo questa campagna? Falla anche tu e diventi missionario. Ah, dillo ai tuoi amici, dillo ai parenti, eccetera. E allora uno, anziché parlare di cose superficiali, si inizia a essere missionari, si trasmette, e allora cambia il mondo. Per concludere, un appello ai nostri telespettatori, Chiara. Vi chiediamo tutti di aiutarci a poter aiutare altri bambini mandando un sms a 45545 o a rete fisso sempre a 45545. Grazie. Grazie a voi. Don Matteo, anche te l'ultimo appello. L'appello è: diamo un raggio di luce a questi bambini e illuminiamo la nostra vita anche guardando questa trasmissione. SMS 455 45 di 2 euro, telefono fisso 5 o 10 euro al 455 45 e vedremo che un riflettore illuminerà il nostro cuore. È un atto di giustizia. Grazie dell'attenzione. Grazie a voi.